Bentornati a Chi è di scena. Il teatro torna in TV grazie al sostegno della Fondazione Toscana Spettacolo e da quest'anno anche della Fondazione Teatro Metastasio che ci ospita. Da oggi parte la nuova stagione del nostro programma dopo lo speciale dedicato a Isola. Quest'anno avremo molte novità che scoprirete tra poco. Partiamo con La cantatrice calva di Ionesco, il testo che nel 1950 dette l'avvio al Teatro dell'Assurdo. È una produzione del Teatro Stabile della Toscana che adesso torna in scena dopo il debutto dello scorso anno. La regia è firmata da Massimo Castri in collaborazione con Marco Plini e in scena troviamo gli attori della compagnia Stabile del Metastasio. La genesi del testo è curiosa. Ionesco stava studiando l'inglese e notò che le frasi del manuale avevano in sé un aspetto fortemente comico. Da lì partì per creare quella che lui definisce un'anticommedia e si divertì a sfidare ogni possibile logica. Castri e Plini propongono un allestimento di impianto realistico che rende ancora più stridenti le illogiche battute dei personaggi. Diciamo, della scenografia realistica era legata al fatto che Massimo ha giustamente pensato, lo dice il pubblico, di fare un po' la stessa operazione che ha fatto Ionesco. Ionesco, di fatto, con questo testo, entra dentro il salotto borghese e lo fa esplodere. Completa l'opera di quella che era stata la drammaturgia borghese prima di lui, e lui invece ci mette proprio una bomba a mano dentro. Quindi siamo partiti proprio da un immaginario quasi ibseniano. Deve essere triste per lei essere rimasta vedova così giovane. Per fortuna non hanno figli. Ma non ci sarebbe mancato che questo, figli. Povera donna, cosa ne avrebbe fatto? È ancora giovane, può benissimo risposarsi. Ma chi si prenderà cura dei figli? Lo sai che hanno un bambino e una bambina. Come si chiamano? Bobby, come i loro genitori. La cantatrice calva fu prima accolta con stupore e indignazione dal pubblico e dalla critica per poi diventare un cult rappresentato nei principali teatri del mondo. Ora, dopo 60 anni, qualcuno comincia a dire che invece il testo sia superato. È curiosa questa cosa, perché quando Massimo ha scelto il testo, io stesso mi sono domandato che tipo di attualità potesse avere un testo del genere. La cosa che ho capito e che ha reso decisiva una mia opinione sul testo è stato proprio il riscontro del pubblico. Credo che sia in qualche modo attuale, nel senso che racconti bene una follia che forse è molto tipica dei nostri anni nei rapporti umani. Ma vada, mia piccola Mary! Vada da brava in cucina a leggere le sue poesie davanti allo specchio! Guarda un po', anch'io, pur non essendo una cameriera, leggo le poesie davanti allo specchio. E stamani, quando ti sei guardato allo specchio, non ti sei visto! Perché non ero ancora là. In scena anche Valentina Banci e Mauro Malinverno, nei panni di una strana coppia della borghesia inglese, alle prese con continui litigi e battibecchi che si faranno sempre più assurdi. I signori Smith, più che due personaggi, sono proprio l'archetipo della coppia borghese che si scanna, che vive di tensioni, di scontri in questo salotto dove si presuppone, di questa casa dove si presuppone siano chiusi forse da anni senza uscire mai fuori, no? A differenza dei Martin che invece arrivano a visitarli proprio per questo loro vivere all'esterno, hanno forse perso anche l'identità, non riescono a riconoscersi, e invece loro sono dentro questo circolo vizioso di questo rapporto, chiuso nelle loro tensioni, e sono appunto l'archetipo della coppia borghese che scoppia, perché invece di vivere le dinamiche di relazione vere, vive di un linguaggio che poi è diventato il linguaggio stesso, diciamo così, del teatro dell'assurdo di Ionesco, che è un linguaggio svuotato dei suoi significati, no? Anche la mia camera da letto ha un letto con un piumino verde e si trova in fondo al corridoio tra la biblioteca, caro signore, e il water. Curioso, bizzarro e strano. Mi lasci dunque dire, cara signora, che noi abitiamo nella medesima camera e che dormiamo nello stesso letto. E se fosse là che l'ho incontrata? Per gli attori della compagnia Stabile del Teatro Metastasio, il confronto con Massimo Castri, considerato uno dei più grandi registi italiani, è stata un'esperienza particolarmente ricca e significativa. Ho conosciuto Massimo nel 1986,
al saggio finale del terzo anno della Scuola del Piccolo, attuale Paolo Grassi. Da lì ho lavorato con lui per 17 anni di fila, più o meno. È stato meraviglioso. Ci insegnava anche i trucchetti, cioè delle volte non mi venivano di fare delle cose troppo magari psicologiche e lui mi diceva, ma pensa a un mal di testa, ecco, per dire, no? Effettivamente mi sono mal di testa e quella scena lì è già risolta. Veda un po' in casa del signor Durand! Ma neppure lì posso, non è inglese! Gli stranieri naturalizzati hanno il diritto di possedere le case, ma non quello di farsele spegnere quando bruciano! Eppure lo scorso anno gli è scoppiato un incendio in casa, è stato spento lo stesso! Se l'è sbrigata tutta da solo, clandestinamente! Oh, non sarò certo io a denunciarlo! Ah, neppure io! Rispetto al lavoro sull'attore che ha sempre fatto Massimo Castri, ho visto proprio crescere un ragazzino con i boccoli che è diventato il suo collaboratore e il suo allievo, praticamente diventando maestro lui stesso, perché noi abbiamo avuto un controllo di Massimo sul lavoro e un'esecuzione da parte di Marco Plini, devo dire, ineccepibile. E questo mi fa molto piacere, perché questo passaggio tra maestro e un altro che vuole fare il suo stesso lavoro, in questo caso è riuscito. Visto che voi qui non avete orologi, io esattamente tra 3/4 d'ora e 16 minuti ho un incendio all'altro capo della città. Devo sbrigarmi. Allora, buon fuoco! Ah, a proposito! E la cantatrice calva? Si pettina sempre allo stesso modo. Da oggi ogni puntata accoglieremo in trasmissione un artista toscano scelto tra i principali autori, registi, produttori e attori del nostro territorio. Oggi abbiamo qui con noi Stefano Massini. Stefano, proprio in questi giorni è andato in scena a San Pietroburgo Donna non rieducabile, il tuo spettacolo su Anna Politkovskaya, di cui vediamo le immagini della versione filmica. È un risultato importante per un testo di denuncia nei confronti della Russia. È un risultato per me incredibile e inaspettato, ma non perché banalmente scrivi una cosa sulla Russia e non ti aspetti che possa arrivare in Russia, ma perché fondamentalmente quando scrivi un testo che, per quanto la definizione sia piuttosto obsoleta, ma può essere rubricato nel cosiddetto calderone dell'impegno civile, in qualche modo la cosa più importante che di solito ti puoi aspettare è che svolga un'azione di testimonianza, no? Mai ti potresti augurare che, oltre a svolgere un'azione di testimonianza, possa svolgere anche un'azione proprio di reale evento politico. La rappresentazione di quel testo in Russia, come hanno dimostrato anche le reazioni che ci sono state sui giornali negli ultimi 5 giorni, all'indomani del debutto, sono state reazioni fortissime. Altre due versioni del testo stanno andando in scena in Francia, in Spagna, insomma è un testo che è stato anche negli Stati Uniti, forse il più rappresentato all'estero dei tuoi, è diventato un po' una bandiera, come mai? Qual è il suo segreto? È un testo che sicuramente ha colto forse più di altri nel segno della contemporaneità. È un testo a cui tengo molto dal punto di vista anche artistico, nel senso che per me ha significato un po' una svolta. È un testo che fondamentalmente sfugge a una definizione precisa. È stato fatto come monologo, è stato fatto nel Limoges in Francia da 12 attori, a Bruxelles in Belgio da 5 attori e via dicendo, in Lituania da 4-5, in Germania a Monaco di Baviera e Kammerspiel da 5 attori. Ci sono state le versioni più diverse. È necessario che lo Stato si adoperi con ogni forza per bonificare il territorio da questi personaggi non rieducabili. Anna Politkovskaya è donna non rieducabile. Sei appena tornato da Saint-Étienne, dove il Centre Dramatique National sta producendo la trilogia dedicata al crollo della Lehman Brothers, una trilogia che tra l'altro in Italia sarà pubblicata da Einaudi. Racconta 160 anni di storia americana e di storia economica, ma anche di storia dell'ebraismo moderno, perché i fratelli Lehman, immigrati ebrei tedeschi, giungono negli Stati Uniti alla metà dell'Ottocento, aprono un negozio di merceria, vendevano i pantaloni,
questo cosiddetto blu di Genova, che in inglese si dice blue jeans, che sono i blue jeans che portiamo adesso, e nell'arco di 60 anni questo piccolo commercio diventa talmente importante e talmente acutamente, perspicacemente condotto da diventare una banca. Ed è un testo che verrà appunto pubblicato da Einaudi, farà ben 6 mesi di tournée in tutto il mondo francofono, la Francia, il Belgio, il Canada francofono. Quest'anno torna in scena il tuo L'arte del dubbio, a partire dal testo di Caro Figlio con Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani, un testo in cui si indaga l'importanza del dubbio e la si mette in scena come una sorta di cabaret. È un testo enigmistico, è uno spettacolo che di solito diverte molto il pubblico perché chiede un pubblico attivo, non un pubblico passivo e compiacente, ma un pubblico che ci stia in qualche modo a attivare le sinapsi del cervello alla ricerca in qualche modo di seguire questa impervia cavalcata attraverso che cosa sia il dubbio. Numero 2, imita sempre chi vuoi persuadere, imita come muove le mani, la testa, come parla, sii come lui e ti credrà. Numero 3, qualsiasi cosa pensi, dica imitata, chi ti ascolta vorrà essere tra i pochi. Ora introduciamo un'altra novità e ogni settimana avremo infatti con noi uno studente o una studentessa del liceo per parlare insieme di uno spettacolo o di un testo che hanno scelto. E oggi è con noi Giorgia Pinzauti del liceo scientifico Castelnuovo, una studentessa della professoressa Camilla Hermanin. Giorgia, tu hai visto Nudi e crudi al Teatro di Rifredi, un testo di Alan Bennett in una lettura con Lucia Poli, e poi hai seguito lo spettacolo Isola al Teatro Fabricone. Due spettacoli molto diversi, ma in cui hai individuato una tematica in comune, quella della perdita. È così? Sì, allora, nel testo di Alan Bennett i due coniugi Ransom tornano a casa dopo che sono andati a vedere uno spettacolo e la trovano completamente svaligiata di tutto, non sono rimasti neanche i calzini né una bustina del tè. Questa perdita, che appunto è materiale proprio di oggetti che in realtà sono effimeri, rappresenta per i due personaggi una svolta di tutta la loro vita e anche del rapporto proprio tra loro due, che ormai è stato spento durante i 32 anni di matrimonio e che con questo avvenimento speciale riprende vita. E c'è un cambiamento nella psicologia dei due, del marito che tenta di recuperare nuovamente gli oggetti a cui tiene di più e della moglie che invece si sente libera in questo modo ed è riscopre una sua nuova identità. Dall'altra parte invece in Isola la perdita è quella di un luogo che una delle protagoniste del testo definisce maison in più punti dello spettacolo e che rappresenta questa sua perdita dell'orientamento, di un posto in cui si sente a casa e che è il suo nido in qualche modo, cioè lei può sempre contare su quel posto e ritornare lì. Ora che lo ha perso si trova a dover vivere e a ricominciare tutto quanto da capo. Che cosa ti ha colpito maggiormente di questi due spettacoli? A partire da Nudi e crudi si vede molto bene l'ironia. Lo humor inglese di Bennett viene valorizzato pienamente dalla recitazione dei due personaggi principali, che riescono a prendere, a carpire l'essenza dei due protagonisti e a riportarla al pubblico. Dall'altra parte in Isola mi ha particolarmente colpito la recitazione di uno di questi 6 personaggi, che è la figura più cinica, magari egoista, ma che risalta tra tutti e 7, e anche la scenografia che ho trovato particolare e originale, soprattutto perché era essenziale ma efficace. Lei è il becchino del proletariato, lei è intellettualmente Manfro che? Figliolo, guarda. Tutti hanno perduto qualcosa. Se non riaffiora dalle acque, mi sa che ho perso anche mio marito. Ma ormai... Ma perché ha buttato? E smettila di lamentarti. Pensa ai poveri e vergognati. Sopportare la violenza non vuol dire condividerla. Noi cogliamo a picco e voi pensate. Questa puntata di Chiedi Scena finisce qui, ci rivediamo la prossima settimana con il nuovo spettacolo con Stefano Accorsi, Furioso Orlando. Continuate come sempre a seguirci tramite la nostra pagina Facebook.